Ciao a tutti i lupi del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui in questo nuovo video della Pixel. Non, scusate se non c'è la facecam, ma mi si è scaricata la luce, il faretto e sarei troppo buio, verrebbe una facecam bruttissima. Quindi l'ho dovuta togliere. Però mi raccomando, lasciate un like a questo video perché, ragazzi, sabato uscirà lo speciale da un'ora. Ragazzi, lo speciale da un'ora. Quindi preparatevi a questo speciale. Ora vi lascio il video, mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti perché è... Diciamo io, buona visione. Allora, ragazzi, cosa faremo nel video di oggi? Qui c'è un tipo, un allenatore che però non sfideremo, semplicemente perché guardate, nuovo! Posso, allora, posso innanzitutto mettere via i Pokémon, posso farli ritornare, quindi ciao Pokémon, e posso fare ritira uovo, quindi la squadra del completo è stato inviato al computer, quindi lo andiamo a prendere nel computer, il nostro bellissimo, stupendissimo Overto. Come si fa per farlo schiudere? Dobbiamo camminare per 10 miliardi di milioni di passi, eccetera, eccetera, quindi ah, che bello, che belle queste cose. Allora, innanzitutto vediamo un attimo se là, questo Lapras ha il condividi esperienza, perché stanno succedendo delle cose strane con i Pokémon. Quindi lo mettiamo un attimo al posto di Zoroark e ci prendiamo l'Ovetto al posto di questo Vulpix e vediamo un po'. Allora, l'Ovetto, oh, ha il condividi esperienza, perfetto. No, perché Martina è scomparso diverse volte, quindi non lo so. Quindi ci prendiamo il condividi esperienza di questo bel Lapras. E lo lasciamo un attimo, questo Lapras. Allora lo mettiamo lontano rispetto a questi Lapras e lo mettiamo qua. E ci prendiamo invece Vulpix, al quale diamo il condividi esperienza. Per il semplice fatto che, raga, che cacchio? Ah, è un Pidgeot, madonna! Sembrava chissà quale Pokémon incredibile. Per il semplice fatto, ragazzi, che dobbiamo assolutamente farlo arrivare a livello 50 e farlo evolvere in Ninetales. Sì, lo so, ragazzi, che Vulpix si evolve tramite il... come si chiama? La pietra focaia. Ne sono assolutamente consapevole. Però il fatto è che dobbiamo prima fargli imparare un sacco di mosse. Perché Ninetales non impara mosse. Cioè, li impara solo a livello 1 e basta. E non ha assolutamente senso. Perché appunto dovremmo fare... evolvere un Ninetales a livello 1, ma non ha fatto senso. Quindi, ragazzi, non può imparare mosse Ninetales e dobbiamo quindi farle imparare prima tutti a Vulpix, che smette di impararle a livello 50, e poi a livello 50, dopo che ho imparato anche l'ultima mossa, che se non mi sbaglio è Inferno, appunto farlo evolvere con la pietra focaia. Intanto mentre cammino, cioè mentre parlo, sto camminando perché appunto l'uovo si schiude dopo un tot di passi che mi ha detto Martina, ma al momento non ricordo. Insegna mosse, che bello. Allora vediamo gravità, aerasoio, girravita di tipo terra. Chi la usa scaglia sul bersaglio rotando su se stesso come un trapano performante. Perché non posso insegnargliela? Scusami, è di tipo terra il mio Pokémon. Non ha senso questa cosa, uffa. Allora, vediamo se Pidgeon può... Ah, può imparare aerasoio. Chi la usa provoca un vento tagliente che sferza i nemici. Probabile brutto colpo. Gliela posso insegnare al posto di Raffica. O di attacco d'ala, secondo me è di Raffica, perché attacco d'ala non so come mai fa più danno. Quindi insegnargliela al posto di Raffica. Vediamo se Vulpix può imparare qualcosa. No, non può imparare un cavolo. Gengar, gravità non può, eh. Giravita, giravita. Ah, giravita si pronuncia. Che stupida che sono. Gravità no, aria sì, ovviamente no, niente. Ok, grazie, insegna mosse del tutto inutile. Inoltre, ho trovato, esplorando nella giungla, questo tempio della giungla, appunto. Che stupida che sono. No, ho trovato questo tempio della giungla che vorrei esplorare perché magari ci troviamo delle belle cose. Perché in Vanilla io non l'ho mai trovato. Ci credete, ragazzi, che in Vanilla non ho mai trovato sta roba? Ma zero proprio, mai nella vita. Quindi adesso vediamo un attimo se riesco a... Allora, qua è tutto bloccato. Allora, io so benissimo che ci sono tipo delle trappole trappolose, tipo... qualcuno l'ha... mi sa che l'hanno già depredato, ma non ne sono sicura, raga. Cioè, ve lo dico, io non ne sono affatto sicura di questa cosa. Boh, perché non ci sono più dispenser? No, raga, qualcuno è già stato qui. Ma come? L'avevo trovato io, no! Mannaggia, ragazzi, mannaggia. Niente, ci hanno rubato il tempio, si saranno fregati tutto, quindi wow, che bello. Allora, in questo episodio, oltre a far schiudere l'ovetto della scorsa volta... Che cacchio... Che cos'è stato?
L'avete sentito? Era familiare, quindi... Allora, aspettate, da che lato si trova? Puntino giallo è di là, quindi è qui che si trova? Che... È Tangela, raga! È Tangela! Che schifo questo Pokémon, ragazzi. È un Pokémon veramente brutto, ma proprio brutto. Questo Pokémon è della quinta generazione. A me non piace per niente, però mi ricordo che lo trovavo ogni singola volta. No, in realtà, ragazzi, qui nella giungla, secondo me... Ma che spavento, Scyther. In questa giungla, secondo me... Quanto è piccolo questo Scyther! Ti sconfiggo! Ti sconfiggo! Vai con Fanghiglia! Mamma mia, gli ho fatto un male assurdo. No, in realtà io, raga, vorrei appunto... a parte, devo evsare un botto i miei Pokémon. Perché Matteo mi ha detto che è importantissima questa cosa. Infatti lui li sta evsando per bene e dovrei farlo anch'io, anche se un bel po' di evs le avrò sicuramente già sprecate, livellandoli abbastanza alla cacchio di cane. Qua abbiamo un bellissimo... Aspetta, non mi veni... Venomoth, non mi ricordo mai come si chiama. Che si evolve da Venonat, se non mi sbaglio. E però non lo prenderemo perché i Pokémon di tipo Coleottero, ve lo dico col cuore in mano, mi fanno veramente schifo. Cioè, non li sopporto. I Coleottero sono, secondo me, tra i Pokémon più brutti. Ora lo so che tutti gli amanti, tipo questi Heracross, quanto sono brutti. Cioè, veramente, raga. Ora lo so che tutti gli amanti di Pokémon Coleottero, tipo, mi faranno del male fisico per questa frase, ma ragazzi, mi spiace, è così, cioè, ve lo devo proprio dire, non mi piacciono i Pokémon di tipo Coleottero. Vento in coda, chi lo sa crea turbolente raffiche di vento che aumentano la sua velocità e quella di tutti i Pokémon della squadra. Questa mossa sembra interessante, ma non posso sostituirla con niente, perché mi servono sia attacco d'ala che aria solare, eccetera, esplo, e però... Potrei metterla al posto di attacco rapido, effettivamente, ma poi non avrei più mosse di tipo normale, avrei mosse di tipo, solo di tipo volante. E non è mai una buona cosa avere tutte mosse dello stesso tipo. Mai, ragazzi, mai. Wow, Blastoise! Che figo, raga, abbiamo un Blastoise qui! Che bello, registriamolo nel Pokédex. Vediamo se riesco a fargli qualche danno con Ampharos. Vediamo se riusciamo ad allenare un po' il nostro Ampharos che fa, ve lo dico, ragazzi. Ah, ma era mezzo morto Ampharos. Vabbè, ve lo dico ragazzi, probabilmente dovrò cambiare Pokémon di tipo elettro perché per quanto Ampharos mi piaccia, almeno questo Ampharos fa veramente schifo. E o cambio, provo a cambiare Ampharos, provo a farli accoppiare con un altro Pokémon e vedo un po' cosa può, se mi esce un Ampharos un po' più forte di questo che fa cacare, oppure cerco direttamente un altro Pokémon di tipo elettro. Vi prego magari di consigliarmene qualcuno di buono nei commenti. Vi chiedo soltanto di non consigliarmi magari Pokémon che hanno già altri, come ad esempio ovviamente Raichu, Pikachu che ce l'ha già Martina, oppure Luxio che se non mi sbaglio ce l'ha già Eren, semplicemente perché non mi piace avere gli stessi Pokémon che hanno gli altri, anche se Luxio devo ammettere che mi piace un sacco come Pokémon di tipo elettro, ma appunto ce l'ha già lui e non è bello poi avere sempre gli stessi Pokémon in squadra. Che poi è pieno di sti trader lì, qui così là che... Vabbè, per gli allenatori, qua ci sono i nuotatori che sono... Oddio, siete brutti. No, oh, tu... Ah no, livello 17, avevo letto 37. No, niente. Ci sono tutti i trader, tipo quello che sta laggiù, che dovrebbero dare cose interessanti. In realtà danno delle cose che non servono veramente, ma veramente a niente. Allora, vediamo. No, pensavo fosse un insegna... Speravo fosse un insegnamosse, invece è uno stupidissimo allenatore. Vi ricordo, ragazzi, che una delle mie ambizioni era quella di fare una squadra di tutti i doppi tipi, a partire da Swampert, che vorrei trovare un ditto, sinceramente, per appunto farli accoppiare e far uscire un Mudkip quantomeno decente, perché il mio Swampert è veramente ridicolo, però vabbè, volevo farlo o accoppiare con un ditto, non lo so, comunque vedere un attimo come posso fare, ma in ogni caso appunto volevo trovare un Pokémon, cioè tanti Pokémon tutti di due tipi differenti. Al momento la cosa non mi sta riuscendo tanto bene. Allora vi spiego, ho lui che è doppio tipo, perfetto, lui è doppio tipo anche se non lo terremo perché non voglio lui come Pokémon volante, sinceramente Pidgeot per quanto mi piaccia non va bene, però poi ho lui che è solo fuoco. Per fortuna è, questo è Veleno Spettro, che è già il doppio tipo e già mi va bene, anche se anche lui vorrei cambiarlo perché secondo me non è granché, cioè ha una velocità a dir poco
altissima, però ha un attacco abbastanza imbarazzante, anche se sono quasi tutti speciali, quindi magari se evso l'attacco speciale, che è comunque abbastanza alto, devo dire, 134 magari è più forte, però adesso vediamo un attimo come fare. Poi c'è lui che è imbarazzante, veramente, ragazzi, ve lo dico, questo Pokémon ha delle statistiche imbarazzanti, che è solo di tipo elettro, quindi magari sarebbe bello trovare un Pokémon elettro più qualche altro tipo che magari non ho già in squadra, quindi se conoscete Pokémon di questo tipo, nella Pixelmon ovviamente, ditemelo e io lo cercherò. Sto girando vari biomi, ragazzi, a parte perché voglio ricatturare nuovi Pokémon, cioè tanti Pokémon, e quindi sto guardando un po' quali Pokémon ci sono, quali spawnano, eccetera, eccetera, ma più che altro sto facendo questa cosa per poter appunto far schiudere il mio uovo, eccetera, eccetera. Però intanto esploro anche un pochino. Lì sono morta, a quanto pare. Non mi ricordavo che da quel lato fossi morta. Non so nemmeno quanto lontano sono morta. Quindi non ne ho idea. Però vedete, mi dice ultima morte, il che è abbastanza inquietevole. Se non mi sbaglio, da queste parti c'è, da qualche parte. Guardate i trader, che trade imbarazzanti che hanno. Cioè, se gli do un Poliwhirl mi dà un Jinx. Ma che razza di trade è? Cioè, non ha senso. Se ti do un Pokémon, tu dovresti darmene uno quantomeno raro. Cioè, vabbè. Un Pokeloot! Snatch! Scippo! Ah, Scippo! Interessante. Interessante come mossa. Se non mi sbaglio, Scippo. Non so se è la stessa cosa di furto. Dopo guardo. Cioè, se è furto o meno. Può darsi che sto per dire una cagata colossale. Nel caso, correggetemi senza problemi. Se non mi sbaglio, Scippo è quella mossa che permette di rubare l'oggetto che tiene l'altro Pokémon. Il che può essere interessante perché nelle battaglie, tipo in questo senso multiplayer, un Poleon, in queste battaglie multiplayer c'è da dire che tutti quanti noi abbiamo votato qualcosa ai Pokémon. Come potete vedere, io ho un sacco di roba ai Pokémon. E sarebbe appunto molto interessante, tipo, combattere contro, che ne so, Martina, dato Avanzi e i suoi Pokémon, e gliela rubo. Gli rubo l'oggetto Avanzi. E semplicemente. Oh, un altro Pokeloot! Sticky Barb. Vischio Punta. Carino. No, quanti Pokeloot che sto trovando? Sono contenta. Ah, lì mi sa che c'è un insegnamosse. Sarà un insegnamosse quello? Speriamo, perché io voglio insegnare nuove mosse ai miei Pokémon. Nuove mosse. No, è un maledetto allenatore. Oddio, raga, ma quello è un boss? È un boss gigante finale. Cos'era? L'avete visto? È scomparso cosa? No, raga, devo capire adesso. Se è scomparso, mi ammazzo, ma era enorme quella roba. Sì, è scomparso. Ma sembrava tipo un leggendario. Ovviamente non era, non poteva essere leggendario perché sarebbe uscito in chat la scritta, ma è durato 2 secondi ed è spawnato subito. Sapete anche cosa mi piacerebbe trovare, ma non trovo mai, e gli altri invece trovano sempre, non so come fanno? Quei dungeon negli alberi, tipo. Oh, ho laggato. Oh, guarda che bel bug. Quei dungeon tipo negli alberi, che sono fichissimi, dove c'è la cesta, appunto. Tu la prendi e ti dà un loot che può essere raro, come può anche essere una cacata. Però è comunque figo trovare quel dungeon. L'ho trovato una sola volta e non l'ho nemmeno trovato io. Teddy Ursa, raga, lo voglio! Teddy Ursa, anche se Ursaring mi fa impazzire come Pokémon, Teddy Ursa è troppo bello. No, che cosa vuoi? Teddy Ursa è troppo bello, raga, lo voglio catturare. Vieni qua, Teddy Ursa, vieni da me, Teddy Ursa. Ma raga, ma perché oggi mi despawnano i Pokémon davanti alla faccia? Cioè, oh. Ah, ma l'avevo preso! Ah, dimmelo così. Ah, l'ho preso questo. Ah, ti preghi, Teddy Ursa stupido. Potevi venire con me e diventare uno dei Pokémon più forti al mondo. E invece no. Ti preghi adesso perché te lo meriti. Oh. No, raga, che figo, l'ho trovato. Bello. Oddio, Surf. Figa questo emetti. Mi piace un sacco. Mi piace un sacco. Che bello, raga. Sono riuscita finalmente a trovare un coso lì, come si chiamano? Un dungeon di quelli piccoli e strani. Per puro caso, tra l'altro, perché Tano mi ha detto che quando si vedono tipo i puntini rossi, che sarebbero i drop, di solito appunto sono le torce che si sono buggate. E che, cioè, e quindi è probabile che lì ci sia. Si sono buggate, quindi si sono droppate. E quindi è probabile che in quel punto ci sia un dungeon. Quindi grazie a Tano per avermi detto questa cosa, perché io me ne stavo andando senza vedere quel dungeon. L'ho notato soltanto perché ho visto i due puntini rossi. Allora, ragazzi, visto che sono da un'ora che sto registrando e ancora non riesco in alcun modo a far chiudere questo a quest'uovo,
Proviamo a fare una roba. Se io adesso prendo, dove, eccole qua, perfette proprio. Prendo questo e questo. Mamma mia, raga, che perfezione! E poi ci servono quelli. Ok, perfetto. Proviamo a fare una cosa del genere. Proviamo a fare le old running boots, che si fanno così. Ok, prendiamo questo. Ok, perfetto. Poi facciamo così e così. E infine così. Quindi facciamo queste. Poi per fare le new invece ci serve. Eh no, ma ci servono altre. Vediamo se ce le abbiamo nelle chest di giù. Lo spero con tutto il mio cuore che abbiamo delle altre piumette da qualche parte. Mi sembrava di sì. Che bello! Sì. Facciamo così. Facciamo così, poi questi due diamanti facciamo in questa maniera e ci facciamo le new running boots che ci fanno del più 75% più veloci. Allora, a me non sembra di essere più veloce in questo momento, ragazzi. Cioè, ve lo dico. In che modo dovrei essere più veloce? Cioè, dove sono più veloce, raga? Non è vero. Mi imbroglia! Sto girando da mezz'ora qui, ma l'uovo non si schiude. Cioè, tra mezz'ora, raga, tra mezz'ora questo video dovrà uscire. E io ancora non sono riuscito a far schiudere l'uovo. Per fortuna ho la fibra, dico solo questo. Ho camminato così tanto che le mie scarpe da corsa nuove sono già diventate usate. Cioè, ho buttato praticamente due diamanti, ma vabbè. Vabbè, ragazzi, io resterò ancora un po' off camera a far schiudere l'uovo, che appunto si schiuderà nel prossimo episodio. Tanto avremo un'ora per fare l'episodio. Mi raccomando, consigliatemi nei commenti cosa dovrei fare secondo voi nel prossimo episodio, che appunto dovrà durare un'ora. Quindi dovremo fare tante, 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 tante cose, a parte di livellare Pokémon, eccetera, eccetera. Nel prossimo video, già vi a tutti, ragazzi.